Beniamino, ci hai chiamato perché vuoi denunciare un fatto. Ecco, denuncia pure, allora vai un attimo. Ieri in spiaggia è successo che l'arma dei carabinieri ha fermato un extracomunitario, il quale una volta fermato vendeva marchi contraffatti e oggetti insomma in maniera abusiva, e intervenendo i carabinieri questo ha reagito contro in maniera violenta, con veemenza, e con reiterata violenza si è scagliato proprio contro il carabiniere, facendo anche dei danni fisici nei suoi confronti. E quello che denuncio è il fatto che la gente, con estrema ignoranza, più di qualche decina, nessuno dava ragione alle forze dell'ordine alle quali deve andare la nostra solidarietà. Allora la politica deve essere interessata anche a questo, perché se c'è una legge che deve essere rispettata, ci sono dei tutori che il sabato in spiaggia, in divisa, vanno a controllare per la sicurezza nostra, non può essere che le persone che non sono informate dei fatti si trovano lì davanti per caso e si mettono a intralciare il lavoro delle forze dell'ordine. Quindi la politica deve intervenire in maniera forte, convinta e decisa. Hai intenzione, scusa se ti interrompo, di fare qualcosa per esprimere solidarietà all'arma dei carabinieri? Sicuramente coinvolgere la politica, le amministrazioni comunali e provinciali e anche la prefettura per una riunione interforze per intervenire in maniera più convinta su questo fenomeno, ma anche per il comune che è il principale responsabile del suo territorio, affinché riesca a tutelare anche chi lavora per noi e che possa in qualche modo riuscire a lavorare tranquillo senza essere intralciati dalla gente che poi si lamenta quando vengono derubati in spiaggia delle proprie borse, vengono derubati a casa da ladri che scassinano magari con gente anche in casa narcotizzata, e quindi da quel momento là poi diventano razzisti. Anzi, dirò di più, secondo me bisogna fare qualche indagine perché non ci siano dei basisti che sono magari italiani, che danno possibilità di magazzino alle merci, e magari proprio gli stabilimenti balneari piuttosto che le attività che affittano magari anche in maniera esosa questi magazzini per mettere le merci contraffatte. Ma speriamo non sia così. No, speriamo però. Speriamo bene. Grazie Beniamino. Ciao, ciao. Ciao.